Good morning, class. How are you? Long time no see. Vediamo che significa. Long time no see. Long time no see. È da un po' che non ci si vede. How are you? How are you feeling? Are you feeling happy? Are you feeling sad? Are you feeling angry? Or are you feeling worried? Are you feeling bored? Are you feeling tired? Let me know how you are feeling today. Fatemi sapere come state o come vi sentite oggi. Facciamo un po' di ripasso. Let's do some reviews. Ci siamo visti l'ultima volta con le 5 domande: what, where, when, who, why. Non so se vi ricordate i significati, li rivediamo. What, cosa, where, dove, when, quando, who, chi, why, perché. Vi ricordate, avevamo fatto gli esempi con il cane di Maya, Fera, e rifacciamo di nuovo gli stessi esempi. Cominciamo dalla prima domanda. What? What's Maya's dog's name? Vi ricordate questo che cos'era? Questo era il verbo essere, what is, ma noi lo abbreviamo con l'apostrofo, what's. Maya's, vi ricordate cos'era invece questa forma? Questo era il genitivo sassone, Saxon genitive, quindi di Maya. Dogs, ancora, un altro genitivo sassone, del cane. Quindi qual è o cos'è, ma in realtà si traduce qual è il nome del cane di Maya. E la risposta era Maya's dog's name is Farah. Il nome del cane di Maya è Farah. Quindi abbiamo visto che what significa cosa, ma significa anche quale. Seconda domanda, where? Vi ricordate la differenza che c'era di pronuncia tra where e... lo scrivo qua sotto. Where, che era il passato del verbo essere. Attenzione sempre alle pronunce, eh? Where è una E più aperta rispetto a were. Stiamo passando del passato del verbo essere. Quindi, where is Farah? Ancora qui abbiamo abbreviato il verbo essere. Sarebbe where is, ma noi scriviamo where's. Where's Farah? Dov'è Farah? Farah is at Maya's home. Ancora, questo è un genitivo sassone.
This is the Saxon genitive. Quindi Fera è a casa di Maya. Poi abbiamo visto when, quando. Non mi ricordavo qual era la domanda che avevamo fatto in classe, quindi me la sono inventata e poi ovviamente, scusami tanto Maya, ho dato una risposta così, inventata. Ma è tanto per fare un esempio. When is Farah's birthday? Quando è il compleanno di Fera? Ancora qui c'è un genitivo sassone, ok? When is Fera's birthday? Attenzione ancora alla pronuncia. TH, birthday. Fera's birthday is on the 31st of May. Vi ricordate quando abbiamo scritto le date? Andatevela a ripassare se non ve le ricordate. Quindi, quando è il compleanno di Fera? Il compleanno di Fera è il 31 di maggio. Quarta domanda. Who? Chi? Who? È molto aspirata. Who? Who is Fera? Chi è Fera? Fera is Maya's dog. Vediamo se sapete che cos'è questa questo apostrofo con la S. Mi avete dato la risposta? Bravi. È ancora un genitivo. Il cane di Maya. Quindi chi è Fera? Fera è il cane di Maya. E poi, ultima domanda. Why? Why significa perché? Perché? E poi vedremo in seguito la risposta che è ancora data con perché. Vengono scritte in inglese con due parole diverse. Why si usa per la domanda, because si usa per la risposta. Adesso lo vediamo. Why is Fera Maya's dog's name? Ancora qua abbiamo due genitivi sassoni insieme. Why is Fera Maya's dog's name? Perché è Fera il nome del cane di Maya? La risposta è because Maya likes the name. Perché a Maya piace il nome. Attenzione qui alla S, perché come abbiamo visto sia per il verbo avere, anzi l'abbiamo visto solo per il verbo avere per adesso, la terza persona singolare ha sempre una S finale nel verbo presente. Quindi like, che significa piacere, il verbo presente sarà, e sicuramente lo saprete anche voi perché vi ricordate abbiamo visto che i verbi in inglese sono abbastanza semplici da coniugare, il presente del verbo essere sarà I like, you like, he, she, it, likes, we like, you like, they like. Attenzione alla S perché la S indica proprio la coniugazione terza persona singolare. Quindi rivediamo. Why is Fera Maya's dog's name? Because Maya likes the name. Perché a Maya piace il nome. Spero che con questo abbiate un po' rispolverato quello che abbiamo fatto un po' di tempo fa. E se avete qualche dubbio, andatevelo a rivedere oppure ci possiamo mettere in contatto in qualche modo. Alla prossima lezione. See you next time for our next lesson. Bye guys!